Quando un narcisista in qualche modo cerca di diciamo squalificarti e lo fa attraverso questi modi, li ripeto, faccia vera, faccia falsa, la faccia vera, la faccia vera è quella in cui è invidioso, c'ha rabbia e cerca di squalificarti, nel quale ti dice che tu sei inefficace, eccetera, fai schifo. Ti rende responsabile, quindi inizierà a renderti responsabile della fine della relazione, inizierà a parlarti come se la relazione fosse finita o inizia a finire e poi cercherà di lasciarti. Noi possiamo difenderci dal narcisista, ad esempio difenderci dal love bombing attraverso la consapevolezza. Cioè, dobbiamo, nel momento in cui una persona ci fa love bombing in modo eclatante, o in modo overt o in modo covert potrebbe farti love bombing ereggendoti a divinità, ma nel momento in cui una persona fa love bombing, anziché coinvolgerci, dentro di noi deve scattare la diffidenza e renderci conto che nessun pranzo è gratis, che se un uomo fa i salti mortali per qualcosa, magari lo fa in buona fede, però c'è una grande probabilità che possa essere love bombing, quindi bisogna prendere in considerazione tutta una serie di parametri prima di lasciarsi andare. Noi dobbiamo avere la capacità di coinvolgerci su persone che perlomeno, come dire, ci hanno dimostrato di essere coinvolti con noi, ma non dobbiamo assolutamente cercare di colpire una situazione che non riusciamo più a gestire fondamentalmente. Il love bombing può causare disagi in alcune persone che sono bisognose, può generare attaccamento. Ma ecco, fare love bombing di noi stessi, come dice Giorgio, è molto importante. È importante quindi imparare a donarsi delle emozioni. Ma comunque, in ogni caso, non è nella fase di love bombing che il narcisista ti lascia. Ecco, tra l'altro, un altro modo per capire che è un narcisista sono questi continui cambiamenti di fronte, no? Nel love bombing eri la Madonna, nel love bombing eri la donna ideale, poi dopo sei diventata una merda e questo avviene repentinamente, praticamente. Ecco, quindi, quando inizierà a farti sentire una merda, stai tranquilla che da lì a poco sparirà. Sparirà cercando di farti sentire responsabile. Ora, come dicevo prima, quando una persona sparisce, quando un narcisista sparisce, la cosa peggiore che puoi fare è andarlo a cercare e andargli dietro perché gli dare solo potenziale. Devi solamente andare in cera, accendere un cera alla Madonna e sperare che non ritorni. Ma se ritorna, non devi farti trovare coinvolta. Quindi devi subito mettere in atto l'energia antagonista di Eros, che è l'energia Thanatos, che è l'energia del decoinvolgimento. Perché noi, come ci coinvolgiamo, possiamo mediare anche ed evitare di coinvolgerci su persone sbagliate. Però per fare questo dobbiamo in primis, come dire, imparare a diventare noi gli erogatori del servizio emotivo, imparare a darci delle emozioni. E poi un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è quella di diciamo, osservare i comportamenti del narcisista, osservarli in modo puntuale senza lasciarsi prendere dei sensi di colpa. Se non tornasse, ma purtroppo ritorna sempre, sarebbe un colpo di fortuna immenso, come dice Giorgio, sarebbe come fare il superenalotto, no? Ma il 6 superenalotto, ma il narcisista torna sempre comunque, torna sempre. Per erogarci emozioni, beh, può essere certo un film che ti dà emozioni, una musica che ti dà emozioni, può essere sicuramente un qualcosa di importante. E noi dobbiamo, la regola è, anziché avere l'imbarazzo della scelta, fare la scelta dell'imbarazzo. Quando fai qualcosa che ti dà un po' di tensione, vuol dire che in quel momento lì ti stai erogando emozioni. Ed è importante imparare a erogarsi emozioni perché questo ci sgancia dal, diciamo, dal dover essere nutriti emotivamente dal narcisista stesso, perché il narcisista
è peggio degli usurai, tra virgolette. Quando ti dà qualcosa, non è che te la dà pro bono, vuole sempre, 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 diciamo, avere in cambio molto di più di quello che ti ha dato. Quindi, osserva i comportamenti del narcisista. Se li osservi, sono stereotipati. Prima lo vedrai come una persona piacevole, affascinante e divertente. Ma successivamente, dopo un po' di tempo, inizierai a vedere il vero volto, lo vedrai buio, incupito, aggressivo, irresponsabile. Quindi queste sono tutte caratteristiche che tu devi prendere in considerazione. E come avviene poi il ghosting? Beh, il ghosting del narcisista avviene improvvisamente, no? Prima ti tartassa ancora un po', poi sparisce completamente. Si tiene il telefono spento, ma intanto i narcisisti avranno 50 numeri di telefono, non è che c'è quello, tu ne conoscerai uno, ma in ogni situazione ne avranno diverso. Quindi inizialmente cercherà proprio di punirti col il famoso silenzio punitivo, ma starà in osservazione, non perderà un qualcosa, quindi sarà sempre a cercare di capire che cosa agisce dentro di te, cerca di capire quali sono, diciamo, le emozioni che vivi all'abbandono. E questo è molto importante. Tu devi cercare, ma devi farlo anche inizialmente, se vuoi, come fosse una recitazione, ma di una che se ne frega altamente del narcisista stesso. Perché se tu appari in questo modo, dopo che loro hanno fatto tutti questi investimenti, diciamo, sicuramente in qualche modo si sganceranno, insomma, e questo è un altro punto molto importante. Quindi, una volta che il narcisista sparisce, spegne il telefono, poi tornerà raggiungibile perché vuol vedere, ad esempio, accendendo il telefono, quante telefonate gli hai fatto tu. Ecco, quindi evitare assolutamente di cercarlo. Andare in chiesa, accendere un cera alla Madonna perché te lo sei tolto dai maroni e renderti conto che il narcisista è soltanto un disgraziato fondamentalmente che però se non si prendono le misure ti rovina la vita, ti distrugge la vita. Quindi è importante la capacità di prendere le misure e che significa essenzialmente evitare di innamorarsi senza aver prima avuto, come dire, le prove, la prova provata che anche quella persona lì è innamorata, perché poi non è detto che debbano essere tutti narcisisti, ma anche persone comunque che non sono coinvolte, che se ne fottono, che hanno altre cose per la testa, diventa un rapporto poco significativo, diciamo. Quindi quando il narcisista sparisce, fa ghosting, si dissolve come nebbia al sole. Devi evitare di cercarlo, devi lasciarlo nel suo brodo. Posso garantire che se tu lo lasci nel suo brodo, tornerà prima o poi. E come dice Vin, per capire con chi hai a che fare anche le cosiddette verifiche di realtà, cioè verificare la congruenza tra, diciamo, l'emotività e la razionalità. Le verifiche di realtà fanno avvicinare queste due parti, che sono poi le istanze fondamentali. Ecco, questo quando il narcisista sparisce, stavo dicendo, devi assolutamente evitare di inseguirlo, devi lasciarlo nel suo brodo, tanto entrare in uno stato di sofferenza, perché il narcisista ritorna poi, talvolta se tu non lo cerchi, ritorna anche in tempi brevi, anche qua facendoti sentire comunque in colpa, eh. Se ti fa sentire in colpa perché se n'è andato, ti fa sentire in colpa perché ritorna. Potrebbe dire: ah, se non ci fossi io, tu andresti alla deriva. Allora c'è tutta una serie di comportamenti di questo genere. Quindi la cosa importante è che quando si allontana, tu metti delle barriere in modo tale che non possa più avvicinarsi. E se tu farai questo, la tua vita tornerà, diciamo, a essere felice. E fare, come dice Vin, le opportune verifiche di realtà, vedere che differenza c'è tra quello che dice e quello che fa? Perché i narcisisti sono spesso dissonanti interiormente, dicono una cosa e fanno esattamente tutto il contrario. Quindi bisogna imparare, insomma, a osservare questi comportamenti e
e a raddrizzare subito le antenne non appena notate in una relazione che ci sono dei comportamenti di squalifica, dei comportamenti anche tra virgolette umilianti, persone che ti dicono magari che non hai valore, che non. Che lui è una vittima e tu sei carnefice perché ti sta aiutando, bla bla bla. Insomma, di cose ne dirà tante, ma la cosa importante è non cadere nella trappola, non cadere nella morsa del ragno. Quindi, nel momento in cui il narcisista se ne va, vedilo come un'occasione di ripartire senza il narcisista, di poter essere felice senza il narcisista, ma soltanto per una gioia interiore che si prova. Ecco, queste sono le azioni fondamentali che bisogna imparare a fare se vogliamo toglierci dai maroni un narcisista. Questo è, come dice Giorgio, bisogna stare attenti alle insalate di parole, alle tecniche che creano confusione. Il narcisista fa tutto, come dice giustamente Giorgio Cameli, che ringrazio, fa tutto un minestrone, mette dentro tutta una serie di cose, in modo tale che confonde la tua parte logica, no? La parte logica c'ha 7 plus or minus 2 items di informazioni, no? Quindi 7 più o meno 2. Il narcisista cerca di crearti confusione, cerca di mandarti in tilt attraverso insalate di parole, attraverso diciamo dei metodi comunicativi. Come vogliamo dire, un po' ipnotici, secondo il metodo di Milton Erickson o qualcosa del genere, perché questo servirà a lui per, diciamo, poi avere il controllo su di te, perché se vieni dichiarato pazzo, diciamo così, o esaurito, inizierà a prendere poi il controllo su tutta la situazione. E allora, poi, prima che il meccanismo si metta in moto, c'è, insomma, bisogna stare un po' attenti. Quindi, se osservi questi segnali, tieni presente che il narcisista in qualche modo è legato a te, ma presto ti lascerà. Perché poi è interessante capire, il narcisista tende a lasciarti magari nel momento in cui è più legato a te. Bene, ma comunque seguitemi su Instagram, su TikTok, spero di aver dato un contributo, diciamo, a riconoscere.